dati sicuramente molto interessanti e anche attesi, quelli del Monarch 3, che si inseriscono in un panorama terapeutico che è quello della prima linea del trattamento delle donne con tumore mammario metastatico endocrino responsivo, con la peculiarità che qui parliamo di prima linea, quindi pazienti con malattia giudicata endocrino sensibile, e in particolare lo studio Monarch 3 sappiamo com'è arruolasse appunto pazienti che se avevano ricevuto un trattamento nella fase precoce di malattia, nello stadio precoce di malattia, dovevano avere avuto una recidiva oltre i 12 mesi dal termine della terapia endocrina. Perché è importante contestualizzare questi risultati nel panorama terapeutico attuale? Perché abbiamo sicuramente tre farmaci che sono quelli che vengono considerati potenzialmente utilizzabili in questo setting, che sono i tre inibitori di CDK4/6, in particolare palbociclib, ribociclib e abemaciclib. Sappiamo come rispettivamente il ribociclib proprio all'ESMO dell'anno scorso aveva dato dei risultati molto importanti, un vantaggio in termini di overall survival statisticamente significativo, clinicamente significativo, si è battuto il muro, si è superato il muro dei 5 anni, quindi questo è stato visto e letto come un risultato molto molto interessante. I dati invece all'ASCO del Paloma 2 hanno deluso. Il Paloma 2 è uno studio negativo, non ha evidenziato un vantaggio in termini di overall survival. Ci sono state tante possibili spiegazioni, ma tutte devo dire poco convincenti, e arrivano i dati del Monarch 3, che sono dati che raggiungono sì un'evidenza in termini di beneficio di overall survival, però un beneficio che formalmente non è statisticamente significativo. Anche in questo caso abbiamo dati interessanti, perché abbiamo un overall survival che è dell'ordine dei 67 mesi, c'è un delta che supera i 12 mesi rispetto al braccio di controllo, però come detto i dati sono ancora formalmente immaturi. Si tratta di una interim analysis, il follow up mediano è intorno ai 70 mesi, ricordiamoci che avevamo 90 mesi per il Paloma 2, 80 mesi per il Mona Lisa 2, e invece abbiamo questi 70 mesi per il Monarch 3. Cosa dire? Ad oggi, a mio giudizio, rimane il fatto che ci troviamo con tre farmaci, di cui uno probabilmente lo giudichiamo inferiore, che è il palbociclib, proprio perché ha deluso sia nel setting avanzato, ma anche, sappiamo purtroppo, nel setting precoce, mentre abbiamo dei dati molto forti in termini di overall survival per il ribociclib, e questo è un dato sicuramente ormai acclarato, e c'è condivisione da parte degli esperti che questa debba essere la terapia di scelta, e adesso arrivano i dati del Monarch 3 che sicuramente ci indicano come l'abemaciclib sia un ottimo farmaco, e bisogna però attendere probabilmente che questi risultati maturino ulteriormente.